Tornati in diretta, amici delle Fonti TV. Uno sguardo ai mercati prima di introdurre l'argomento che vi ho già anticipato prima della pubblicità. Allora, vediamo il nostro indice essere scivolato in territorio negativo dopo un'apertura brillante che ha seguito a ruota l'andamento di ieri delle principali borse europee. Intanto siamo sotto la parità, meno 0,02% in area 19.640 punti. Vediamo anche lo spread che continua a mantenersi sotto la soglia dei 300 punti base, in questo momento 290. Io però devo salutare subito gli ospiti che mi hanno raggiunta in studio, a partire dall'avvocato Angelo Zambelli, come managing partner Grimaldi Studio Legale. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato, esperto di diritto del lavoro, perché ho già anticipato che parleremo di Jobs Act, decreto dignità e con una bocciatura che è arrivata dalla Consulta. Gabriele Ventura, vice direttore del mensile Le Fonti Legal, grazie. Buongiorno Emanuele. Anche a te Gabriele per essere qui, che avrà un po' il compito di aiutarmi, diciamo così, in una moderazione per capirne di più rispetto a questa bocciatura. La Consulta ha bocciato il calcolo degli indennizzi per i licenziamenti. Questo è il punto di partenza, quindi parliamo di Jobs Act. Praticamente ha dichiarato la Consulta illegittimo l'articolo 3 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte del cosiddetto nella parte che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore che viene ingiustamente mandato via, quindi che viene ingiustamente licenziato. Passo subito la parola a te, perché l'obiettivo di questo spazio e capire che cosa cambia da adesso in poi con questa bocciatura. Però insomma, non so se tu volevi aggiungere altro per far capire la direzione che vogliamo dare immediatamente alla discussione. Certo, diciamo anzitutto appunto che le novità in materia di diritto del lavoro non mancano negli ultimi mesi, tra cui appunto questa sentenza della Corte Costituzionale. E volevo solo ricordare che la sentenza non è ancora stata pubblicata, è stata anticipata tramite comunicato stampa dalla Consulta a fine settembre. Però ecco, possiamo parlare già con l'avvocato Zambelli, a cui rinnovo anche i miei saluti, degli effetti che avrà e che sta avendo sui contenziosi e sulle imprese e sui lavoratori. Sì, dici bene Gabriele, buongiorno a tutti. Anche la comunicazione da parte della Consulta è particolare, perché in realtà il 26 settembre non abbiamo avuto una decisione della Corte Costituzionale, abbiamo avuto l'ufficio stampa che ha rilasciato una release, una press release, nella quale si anticipava quello che dicevate bene voi, e cioè solo il comma 1 dell'articolo 3 che è stato dichiarato incostituzionale. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto, e il comunicato stampa ha avuto cura di dirlo, non è stato toccato ciò che il decreto dignità aveva appena toccato. Che cosa aveva fatto il decreto dignità a luglio di quest'anno? Aveva innalzato il floor e il cap del sistema di Jobs Act. All'interno del regime sanzionatorio, il Jobs Act aveva quel meccanismo del 2 per 1, cioè in base all'anzianità di servizio il licenziamento illegittimo aveva un moltiplicatore, quindi se uno aveva 4 anni di anzianità, dichiarato illegittimo il licenziamento, riceveva ipoteticamente 8 mensilità. Okay, sì. In realtà però questo era calmierato al basso da un minimo di 4 mensilità e in alto un massimo di 24. Il decreto dignità di luglio era intervenuto su questi due fattori, quindi il cap di 4 era stato innalzato a 6 e quindi per i primi, tra virgolette, 3 anni nel meccanismo 3 per 2 6, fin da 0 a 3 anni tu avevi comunque 6 mensilità, e poi da lì iniziava il decorrere del meccanismo che è stato appunto dichiarato incostituzionale, fino ad arrivare a un massimo di 24 che è stato innalzato a 36. Quindi il decreto dignità di fatto aveva semplicemente aumentato le tutele minime e massime in questo meccanismo di calcolo automatico. Cosa fa la Consulta? E questo lo sappiamo però dal comunicato stampa. Fa saltare il tappo, fa saltare il meccanismo sanzionatorio automatico, aritmetico, che aveva come unico driver l'anzianità di servizio. E quindi oggi cosa ci ritroviamo? Le conseguenze, insomma, quali sono quelle dirette? E ci ritroviamo un vuoto normativo nel meccanismo sanzionatorio del Jobs Act che viene riempito dalla discrezionalità del giudice. E quindi si ritorna all'ancien regime, verrebbe da dire al meccanismo Fornero, dove davanti diceva la Fornero, la legge Fornero, che è tuttora valida per gli altri lavoratori, ma aveva 12-24 come range.
Noi abbiamo adesso dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 che hanno un meccanismo dove la discrezionalità valutativa del giudice a livello sanzionatorio interviene in un range tra 6 e 36. Okay. Esatto, e ci sono anche, tra l'altro volevo aggiungere, sta già avendo degli effetti anche su delle pronunce di merito, no? Nel senso... Allora, avevamo pronosticato e preconizzato sostanzialmente una sorta di hold on da parte delle corti territoriali in attesa del deposito della sentenza e della possibilità di leggere le motivazioni. È notizia di ieri che il Tribunale di Bari ha anticipato i tempi. Per certi aspetti in maniera, se vogliamo, anche un po' efficace, dicendo, dato che l'articolo 3 comuna, siamo ben consapevoli che verrà dichiarato illegittimo una volta che la sentenza verrà pubblicata e non prima, ma poiché ormai è stata anticipata questa decisione e poiché ormai sarà vigente ancora per pochi giorni, diamo una lettura orientata, costituzionalmente orientata, del Jobs Act, e quindi di fatto già ieri hanno fatto in modo che il 2 per 1 non esistesse. Tra l'altro, lavoratore aveva un'anzianità di un anno e mezzo, quindi avrebbe avuto, secondo il razione temporis, neppure le 6 ma le 4, perché era stato intimato a dicembre del 2017 il licenziamento, quindi avrebbe avuto il floor delle 4 mensilità. E loro dicono, che senso ha, visto che la norma è stata dichiarata incostituzionale seppur a giorni, anche perché in appello quella norma non ci sarebbe più stata, e quindi danno un'immediata applicazione liquidando un'indennità risarcitoria di 12 mensilità, certo, anziché le 4 ipotizzabile. Posso fare una precisazione un po' provocatoria, ma che poi insomma ci porta a degli annosi problemi che mai so se risolveremo, avvocato? Un po' da una parte l'incompletezza di alcune leggi, no? Che vabbè, in questo caso è stato riconosciuto incostituzionale questo comma, però appunto bisogna poi colmare dei vuoti che, certo, vengono. E quindi l'annoso problema a cui mi riferisco è il fatto che in Italia siamo pieni di leggi, ma poi queste leggi per qualche strano motivo si inceppano sempre in qualche punto. E poi quella della discrezionalità del giudice, no? Che è una questione anche qui, non so se credo che rimarrà sempre, però che in alcuni casi può creare dei problemi non indifferente, no? Perché va a, come dire, a svuotare ancora di più la legge che abbiamo. Ma guardi, Montesquieu, e non è di ieri, diceva: tre gradi di latitudine sovvertono la giurisprudenza. Quindi è ovvio che la stessa norma applicata in una determinata regione a piena occupazione o invece in una regione con un'endemica disoccupazione determina effetti anche a livello sociale completamente diversi. Quindi sono assolutamente con lei, l'interpretazione discrezionale talvolta ferisce, certamente differisce, sia nell'epoca storica in cui viene calata, sia tante volte nell'epoca o nel clima economico nel quale viene applicata. Detto questo, ma questo è tipico di qualunque attività discrezionale, perché comunque l'attività giuridica, lo ius dicere, parte da un presupposto che comunque c'è il libero arbitrio. No, certo. Il Jobs Act aveva tentato, forse in maniera troppo draconiana, aveva tentato di creare una sorta di meccanismo che, da un punto di vista giuridico, onestamente lasciava un po' perplesso, era più una calcolatrice che una valutazione. È chiaro che oggi come oggi quella mozione di sfiducia, diciamocela tutta, perché era una mozione di sfiducia nei confronti della magistratura del lavoro, quella mozione sì, è stata bocciata dalla Consulta, non è stata ritenuta sufficientemente valido ancorare esclusivamente all'anzianità di servizio un'indennità che, tra l'altro, l'ordinanza di Roma diceva abbastanza miserrima. Non stavamo parlando di somme importanti, stavamo parlando di somme abbastanza ridotte nel loro dipanarsi, e tra l'altro c'era anche un problema di eguaglianza, dove dal 7 marzo uno assunto il 6 marzo aveva un regime, uno assunto l'8 marzo 2015 ne aveva un altro. Quindi adesso dovremo leggere le motivazioni della sentenza, del perché. Certamente si parla di ragionevolezza e proporzionalità tra i motivi per i quali è stato dichiarato illegittimo questo meccanismo, ed è evidente che oggi, se volete, viene rimesso al centro del campo di gioco non solo il magistrato del lavoro, ma anche l'avvocato del lavoro, perché purtroppo abbiamo visto in questi 3 anni ogni tanto situazioni che evidentemente
abusavano di questa possibilità, e quindi situazioni nelle quali evidentemente con il 2 per 1 le situazioni di illegittimità nei recessi intimati venivano, come dire, cavalcati con una certa... Guardi, mentre dicevo questa cosa mi è venuto in mente un altro aspetto interessante non da affrontare in questo momento, perché ora proseguiamo anche sul decreto dignità, no? Certo. Perché sarebbe quello di capire quando ci sono delle riforme sul lavoro, no? Evidentemente anche dei cambiamenti in corso d'opera, come cambia il ruolo dell'avvocato esperto, certo, il diritto del lavoro, certo. Perché non è, voglio dire, perché questo aiuta anche coloro che si affidano, no, nel caso di consulenza legale a un avvocato, perché cambia a seconda di quello. Beh, che la legge diceva bene Gabriele, 3 riforme abbiamo avuto: il collegato lavoro nel 2010, appunto, la Fornero nel 2012, il Jobs Act nel 2015, il decreto dignità nel 2018. E appunto, esatto. Decreto dignità, partiamo da qui Gabriele, così andando facciamo un passo ulteriore. Esatto, l'attualità del decreto dignità, si può dire che mancano ormai pochi giorni al 31 ottobre, che è la data clou in cui appunto finirà il periodo transitorio, no? E quindi volevo capire con lei, io insomma leggendo, ho visto che molti imprenditori stanno anticipando i rinnovi per non poi essere sotto appunto alle nuove norme del decreto dignità, e volevo chiederle appunto invece qual è la sua sensazione. Ma guardate, proprio ieri ero un relatore a un convegno, avevo 500 consulenti del lavoro e la domanda tipica era questa: ma posso rinnovare, prorogare, forse dobbiamo dire ai telespettatori che fino al 31 ottobre, per quanto il contratto a termine e il contratto di somministrazione sia stato radicalmente rivisto, fino al 31 ottobre rinnovi e proroghe di contratti stipulati prima del 14 luglio in realtà vivono ancora la liberalizzazione di cui hanno goduto sotto il Jobs Act. Quindi la domanda che molti si stanno ponendo è: ma posso un contratto che scade il 31 dicembre prorogarlo o rinnovarlo già oggi, potendo utilizzare quella prateria che era inizialmente il decreto Poletti e poi riconfermato dal Jobs Act? Io vi devo dire no, cioè non c'è alcun motivo, non c'è una causa lecita per cui un negozio di per sé legittimo, la rinnovo, la proroga anticipata rispetto al termine che sta per scadere a 2 mesi, 6 mesi, 1 anno, venga anticipata ad oggi, se non la finalità elusiva dell'intervento di una norma imperativa. Quindi in realtà so che in molti si stanno adoperando in questa direzione, il quesito era imperante nell'audience di ieri, però signori, il problema è che un negozio legittimo può diventare in frode alla legge nella misura in cui ha una finalità, come dire, elusiva, perché quindi oggi sappiamo che il 1 novembre ci vorranno le causali, tra l'altro sì. Le causali sono una cosa davvero allucinante, il decreto dignità ha provocato il fatto che da 36 mesi oggi abbiamo un contratto a termine di 12. Esatto, sì, andando appunto sulle causali, che è la principale, diciamo, problematica. E come si può, diciamo, spiegare questo meccanismo? Ma guardate, le causali me le sono appuntate: esigenze temporanee oggettive estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive. Allora, o uno assume a termine perché ha la classica lavoratrice in dolce attesa, c'è un infortunio, oppure un'epidemia, influenza asiatica, ho 20 lavoratori con sì, 40 un'emergenza improvvisa. Però quando uno dice temporanee oggettive estranee all'ordinaria, sono normalmente esigenze manutentive, e nell'esigenza manutentiva hai gli appalti esterni, hai comunque dei lavoratori specializzati, devi rifare il tetto di un capannone, quelle sono temporanee oggettive estranee all'ordinaria. Altre quali potrebbero essere? Le viene in mente qualcos'altro? Sono quelle sostitutive, sostanzialmente okay. Il contratto a termine è stato ridotto alla sostituzione di lavoratori, oppure l'altra esigenza connessa a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività sì, ordinaria. Sì. Il che vuol dire che tu escludi periodi ciclici, le stagionali, ma quelle sono escluse addirittura dal e quindi in realtà ci siamo interrogati in molti, ma oggi come oggi il contratto a termine, al di là della sostituzione dei lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto, è di fatto un contratto a 12 mesi. Mm-hmm. Se, di fatto abbiamo complicato ulteriormente sì. Le cose.
L'ha già detto lei prima, sì. Insomma, portando anche questi esempi. No, abbiamo esempi, una però. Sensazione di ritorno al futuro, esatto. Verrebbe da dire. Sì, con al posto quel di andare film. Verso una semplificazione, no, che è quella che ci auspichiamo, non solo in termini di lavoro. Forse insomma. Peggio del passato, forse peggio, peggio, perché col decreto Poletti c'era stata la liberalizzazione, quantomeno col decreto del 2001 si parlava di esigenze produttive, organizzative o tecniche, e quindi era il cosiddetto causalone che però faceva rientrare effettivamente esigenze di carattere produttivo, purché fossero impreviste, ma rientravano, certo, nell'alveo del tuo ciclo produttivo ordinario. Così no. Quindi, insomma, Gabriele, sarei d'accordo con me che forse potremmo capire quale può essere l'applicazione, cioè cosa comporta poi l'applicazione anche, esatto, di queste misure. Esatto, perché poi la questione clou è se effettivamente queste nuove norme alimenteranno la stabilità del lavoro o il turnover. E poi la sensazione che abbiamo tutti è che alimenteranno purtroppo forme precarie di lavoro, forse forme non confessate e non confessabili di lavoro. Partite dal presupposto che a livello statistico il contratto a termine sul mercato del lavoro rappresenta tra il 65 e il 70% del primo contratto di lavoro. Quindi il contratto a termine è effettivamente il modo con cui soprattutto i giovani si avvicinano al mondo del lavoro. Se lo riduciamo a 12 mesi aumenterà il turnover, oppure aumenteranno le partite IVA fittizie, oppure aumenteranno tutte quelle forme più o meno nascoste di collaborazione che evidentemente non fanno bene né all'economia né alla professionalità dei nostri giovani. Uh-huh. Prima di concludere mi piacerebbe anche capire se ci sono altri dubbi da sciogliere che a suo parere potrebbero servire, no? Proprio, diciamo così, facciamo un riepilogo delle cose che abbiamo detto fino adesso, se c'è qualcos'altro che le viene in mente che potrebbe aiutare anche voglio dire i lavoratori e chi ancora non conosce bene tutti questi effetti e le premesse per come muoversi, insomma. Beh, siamo passati, per quanto riguarda i licenziamenti, siamo passati da un regime di sottoprotezione rispetto al passato, allo standard dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, da un regime di sottoprotezione rispetto ai nuovi assunti dal 2015 in poi, a una situazione che addirittura è ipertrofica rispetto ai vecchi assunti. Quindi chi oggi gode dell'articolo 18 si ritrova in un range 12-24 che, se volete, è più ristretto del 6-36 del Jobs Act dopo la sentenza della Consulta. Beh, tutto parte dalla cancellazione dell'articolo 18. Beh, in realtà l'articolo 18 vive ancora sia per i vecchi, nei contratti vecchi, certo, ma anche per quelli nuovi in caso di discriminazione o di, certo, inesistenza, certo, del fatto contestato. Quello che è aumentato è il range di discrezionalità del giudice, per cui se la mozione o l'intento, l'aim del legislatore del Jobs Act era quello di dare una possibilità certa e sicura di costo preventivo in un caso di licenziamento, oggi la situazione è drammaticamente ribaltata. Oggi abbiamo un range dove il forecast di un costo di un licenziamento è molto molto più difficile. Dobbiamo chiudere, Gabriele, se vuoi un'ultima riflessione da parte tua, se no vi saluto. Sì, per me, insomma, abbiamo visto che la materia è chiaramente in divenire, vedremo quali saranno i prossimi sviluppi, magari il Ministero interverrà con nuovi chiarimenti. Oppure io non credo che questo legislatore abbia in animo di intervenire, certamente nel giro di qualche anno è possibile una nuova messa a regime dei licenziamenti che sembra non trovare pace. Bravo, questa forse è la chiusa, sembra non trovare pace, ma non so mai se la troverà, poi per carità. Aspettiamo intanto le motivazioni della Consulta, esatto, che devono ancora arrivare, poi speriamo eventuali altri aggiornamenti, speriamo per la fine del mese. Magari ci risentiamo volentieri per la fine del mese. Grazie volentieri all'avvocato Angelo Zambelli, ricordiamo come managing partner Grimaldi Studio Legale, esperto in diritto del lavoro, e naturalmente il collega Gabriele Ventura, vice direttore Le Fonti Legal. Grazie, grazie a presto a entrambi. Grazie. Andiamo in pausa, tra poco torniamo sui mercati e l'appuntamento consueto del mercoledì dedicato ai certificati.